Radio Giuseppe Meazza, Milano San Siro. Un buon pomeriggio da Maurizio Compagnoni e da Massimo Mauro. Si accentra Balotelli, fa girare per Stankovic, quasi in zona tiro, ci prova Stankovic, schiaccia la traversa, palla sul fondo, prima occasione per l'Inter, gran tiro di Dejan Stankovic. Parte Luciano, palla in mezzo, ci arriva Scarpino, rete, il Chievo in vantaggio. Eh sì, c'è stato qui un grande malinteso dei difensori dell'Inter perché il Chievo è andato a saltare e non l'ha presa. Eh sì, sul pallone si è andato Scarpino, potrebbe essere stato poi un giocatore dell'Inter a dare la deviazione decisiva. Vediamo, sì. Scarpino non ci arriva, la deviazione è di Thiago Motta. Eto'o, la deviazione, rete, il pallone dell'Inter, altro autogol, incredibile. Hanno rimesso tutto in pareggio con un grande numero di Eto'o. La difesa del Chievo l'ha fatto troppo fare lì al limite dentro l'area di rigore. Lui è stato molto bravo, molto capace di fare un pallonetto e calciare al volo. E poi c'è stata la deviazione del difensore del Chievo. Parte Balotelli, palla bassa, l'aggancia Thiago Motta, la gira per Stankovic, ci mette i pugni Sorrentino. L'inserimento di Stankovic, Maicon, secondo palo, Cambiasso, rete, rete, Cambiasso, fa esplodere San Siro. Grande Maicon qui, ma l'inserimento di Stankovic costringe la difesa del Chievo a spostarsi e a lasciare un po' di spazio di più sul secondo palo. Parte tu, vicino Milito, dall'altra parte Balotelli, dentro per Milito, prova ad arrivare in zona tiro, Milito, il pallonetto, rete, rete, un grande fenomeno, Diego Milito. Bravo, bravo, qui ha fintato il tiro, è andato in mezzo, il portiere su quella finta di tiro, giustamente era qualche metro in avanti. Se non sbaglio c'è una piccola deviazione da parte del difensore del Chievo, ma credo che sarebbe andata lo stesso in porta bene. Perché per lo scatto di Balotelli, pallone che passa, Balotelli davanti al portiere, Balotelli, Balotelli, rete, Balotelli, e c'è l'ovazione della Nord. E Maicon, Maicon, grande lancio di 40 metri davanti a Balotelli, che ha aspettato l'uscita del portiere e l'abbia fatto con un semplice pallonetto. Marcolini, prova dalla distanza, rete, Marcolini, è il sinistro di cui parlavamo nel primo tempo. E qui Samuel non è messo bene però, perché è davanti al portiere, non la prende e perciò Giulio Cesare non è riuscito a intervenire. Di Marcolini c'ha un gran sinistro, Samuel... Ah, deviazione netta, Granocce. Il gol non è di Marcolini ma va attribuito a Granocce. Sì, assolutamente. Pellissier 4-3 perché c'è un passaggio orizzontale. Pellissier, quello è un passaggio mortale per chiunque lo faccia. Guarda, palla dentro e tu Sorrentino, porta vuota, palla al palo. Tiene palla Pandev, del Chievo, San Siro.